Nel mondo della medicina integrata, medicina funzionale oppure medicina preventiva, oppure in un approccio clinico dove dobbiamo assolutamente avere un occhio di riguardo verso le persone che vogliono migliorare la qualità della vita, oppure pensate ai medici che vogliono prendersi a cuore della persona partendo dalle cause, oggi sentiamo sempre più parlare di una vera e propria rivoluzione epigenetica. Questa rivoluzione epigenetica da parte dal presupposto che tutto quello che noi mangiamo, beviamo, respiriamo, pensiamo, condiziona pesantemente la nostra vita. Questo sprogramma le cellule già a livello fetale, già questo permette poi di sprogrammare la vita dentro al feto e quindi poi trasmettere questi fattori epigenetici di interferenza che sprogrammano proprio la vita a livello fetale. Quindi cosa possiamo fare oggi? Beh, una vera e propria rivoluzione è la tecnologia S-Drive, che grazie a un dispositivo rivoluzionario, tecnologia russa e tedesca, è in grado di mappare con una scansione i fattori di interferenza contenuti nel bulbo del capello e quindi permette proprio di rilevare quelle che sono le interferenze ambientali, gli inquinanti. Basta pensare ai metalli tossici, alle radiazioni elettromagnetiche, metalli pesanti, quindi che sono degli interferenti endocrini importanti, oppure le carenze nutrizionali. Bene, le nostre cellule per funzionare hanno bisogno di vitamine, minerali, aminoacidi, hanno bisogno soprattutto di ossigeno. Però quando noi possiamo veramente sapere cosa ha bisogno una persona? Ecco che abbiamo bisogno di un approccio clinico integrato, trasversale, che ci permetta di capire le esigenze individuali delle persone, quindi aminoacidi, enzimi, minerali, il sistema antiossidante, le interferenze ambientali, e intervenire in un approccio clinico integrato per ripristinare quelle che sono le funzioni metaboliche delle cellule, a partire poi dai mitocondri. Noi mangiamo per produrre idrogeno, respiriamo per avere l'ossigeno, dalla combinazione di ossigeno e idrogeno produciamo l'energia per la vita. Ma cosa mangiamo? Cosa respiriamo? Noi abbiamo bisogno di intervenire per ripristinare quello che è la modulazione fisiologica di ossigeno. E oggi uno dei prodotti più importanti al mondo, con ricerca scientifica pubblicata su riviste internazionali, è sicuramente Cellfood, un modulatore fisiologico di ossigeno on demand che è proprio in grado di ripristinare la funzionalità mitocondriale, apportare ossigeno e fare un'azione antiossidante 30 volte più elevata del plasma umano. Bene, combinando la tecnologia che ci permette di capire quali sono i fattori epigenetici che possono danneggiare la salute, oppure conoscere quelle che sono le carenze specifiche della persona, possiamo sicuramente fare una grande differenza e occuparci di una medicina centrata sulla persona.